abbiamo preparato per voi come di consueto una raffica di news di mercato in cui vi raccontiamo le ultime voci e indiscrezioni sulle prossime possibili mosse della Juventus. Partiamo subito dalla prima notizia. 1. La Juventus potrebbe ritrovarsi nelle tasche un tesoretto da 150 milioni di euro. Intendiamoci, non ci sono altissime probabilità che ciò avvenga, ma qualche possibilità esiste. Con i riscatti dei vari McKennie, Leeds, Zakaria, Chelsea, Kulusevski, Tottenham, Pellegrini, Lazio, e Arthur, Liverpool, alla Continassa potrebbe arrivare quella cifra da paura che sarebbe una manna per il prossimo mercato. Fra i nomi citati i riscatti più probabili al momento sono quelli di Kulu, di McKennie e di Pellegrini. 2. A proposito di Zakaria. La Juve sarebbe interessata a Mateo Kovacic del Chelsea, chiuso dall'arrivo di Enzo Fernandez a Londra e alle prese con un complicato rinnovo di contratto, scadenza 2024. I Blues hanno una rosa extra large e qualche campione dovrà partire per forza di cose. La vecchia signora ci proverà con il croato in estate, tentando di inserire il cartellino di Zakaria come parziale contropartita tecnica. 3. Si rincorrono tante voci sul futuro di Pogba. Tuttosport sostiene che il campione francese intende ripagare la fiducia della Juve in tutti i modi, tanto che sarebbe disposto a rimanere anche senza Europa. Discorso diverso se dovesse arrivare la retrocessione in Serie B, a quel punto la stessa Juventus vorrà liberarsi di diversi ingaggi pesanti. 4. Juventus in vantaggio su tutti gli altri club per Vicario. Il portiere dell'Empoli sta disputando l'ennesima stagione straordinaria in Serie A. La società piemontese deve decidere cosa fare con Szczęsny, scadenza 2024, perché le big interessate all'estremo difensore dei toscani aumentano ogni giorno. La scelta per il futuro sarebbe fra Vicario e Carnesecchi, con il primo che ha già dimostrato di essere pronto per giocare ad alti livelli. 5. Lo spettro della Serie B o comunque di un'ulteriore pesante penalizzazione, non può far stare tranquilla la dirigenza della Juventus, che rischia di salutare a fine stagione tanti campioni. Secondo LFC Barcelona Noticias, il club catalano starebbe seguendo da vicino le vicende bianconere. Xavi avrebbe fatto tre nomi juventini alla presidenza, Vlahovic, Chiesa e Locatelli, per i quali i Blaugrana avrebbero già fatto dei sondaggi esplorativi nei mesi scorsi. Ovviamente la Juve si priverà di tutti e tre i suoi gioielli solo qualora fosse costretta. Il Barcellona avrebbe in mente tre calciatori da offrire alla vecchia signora per limitare l'esborso economico. Vediamo nella prossima scheda quali. 6. La Porta vorrebbe mettere sul piatto i cartellini di Kessié, di Dest e di Ferran Torres. Livoriano, arrivato in Catalogna a parametro zero, è attualmente valutato 20 milioni. Conferirebbe la fisicità che Allegri cerca al centrocampo bianconero. Il terzino destro statunitense è in prestito al Milan, dove sta giocando col contagocce. Difficile possa essere riscattato dal diavolo. Dulcis in fundo, l'esterno offensivo spagnolo. Questo sì potenzialmente un grandissimo colpo. Giovane, veloce, dalle grandi doti tecniche. Il suo valore si attesta sui 50 milioni. Impossibile che la Juve accetti un triplo scambio alla pari. Il Barcellona dovrebbe comunque aggiungere una cospicua cifra in denaro. Vedremo se l'asse con il club blaugrana si incendierà nei prossimi mesi.